Quello è il battinocco, tiene un sacco di sfereoni. Ma non c'è nessun docco. È un troll. È fatto apposta, è un troll. Wibble wobble. Dobbiamo battere Suimo. Ah, questi qua. Vabbè. Perché questo qua non l'ha schivato, muoio sicuro praticamente. Oh, se mi hai insegnato io. Ciao Ale. Sempre il maiale ci abbiamo, lo so. È super bene, ci abbiamo sempre su Imo con. Mi serve per fare quel bambino. Ma perché è carino, è bello. A me dispiace che sto finendo tutto il contenuto. In un certo senso dispiace perché. In un certo senso sono contento perché giocherò Yokai Watch 3. In un altro dispiace perché comunque mi sta piacendo, cioè, tanto, non è per nulla brutto. In generale come gioco. Gioca allora, tranquillo, gioca, che te frega. Tanto c'è altri giochi da giocare, se non hai altro da giocare. Ti diverti. Certo, se giochi forse in coppia, ti diverti di più, se c'è qualcuno con cui giocare. Ovvio che tu c'hai l'online su console, quindi. Mi è stato tutto però vabbè. Io sto stoppando Shogunian e tutta la squadra al 99 ore come ora per provare a fare tutto praticamente. Tutto quello che riesco, più che altro. A livello di contenuti. Se troverò mai qualcuno che gioca a Canipalli su PC, sono aperto pure a aiutare, ritornare nel gioco pure quando per fare i livelli anche più bassi, aiutarli, non è un problema. Strano, sto facendo così di fuoco. Forse è troppo presto. Ho
po' sprecato in questo modo shoguniano, lo so. Ma possono avere un attaccante, cioè, di base. Sto notando che è meglio avere solo un attaccante alla fine. A un certo punto. A meno che non hai un attaccante speciale. Gli attaccanti fisici conviene averne solo uno. Quelli speciali sono troppo fragili. Non ho stato manco Kyuubi in questo gioco. Che è il mio yokai preferito. Perché ho paura che è troppo fragile, ma sono sicuro che è fragilissimo. L'unico modo per usarli sono gli equipaggiamenti con la potentissima, per cui gli equipaggiamenti serve artigli d'oro. E artigli d'oro non posso farlo in single player. Infatti mi sa che il samurai, lo shogunan chad, penso non poterlo fare. Shogun, come che si chiama? Hai capito? Shogunan gigante. Da fare dopo che scende. Probabilmente ce l'ha la ultima ormai, esatto. Se riuscivo a sbloccare pure Emma combattente dopo. Ma bisogna fare Zazel a ultra. Non è semplice. Faccio sempre maiali, visto che attaccatelo. Devo spegnere qua. No! Bastardo. C'è una sfera G. Dove sono? Non mi sto perdendo. No, 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 chiudi il rubinetto. Aspettiamo che finisciamo del tempo solo. Ammazziamo direttamente, tanto è morto. Ho shottato con un secchio. Però mi è tanto curato, ma. Ok, è andato. Ci saranno le sfere per Oxil, quindi dobbiamo fare un ordine a lui. Non si glitcha più comunque, vedi? Perché sono tornato alla versione di prima. GG, Ale. È difficile l'obiettivo. GG. In single player. Chiedo, però.
così, non lo so. Perché non me la fa fare? Ho fatto su IMO. Non è su IMO quello? Ah, super li devo battere, giusto, non all'ultra. Devo battere a super. GG. Però non ho fatto il compleanno, più. Ti ringrazio comunque. Facciamo loro di Zarya, devo farli a super, non ho voglia di... Cos'è l'aria? Come batti immagino? Come hanno fatto tutti? Non chiederla a me, come hanno fatto tutti. È facile, immagino. Quando non è quello risvegliato è facile. Metti all'IA che colpisce solo il boss, ricordati. L'avete detto tu addirittura, mi sembra forse. Beh, non è così tanta roba, ho visto. Ma esatto, non so perché ti piace. È buono perché... Per fare casa nono per la sfera superstar. Un po' è buono. Ma te sei su... Ah no, la puoi fare, sì. Sei su cani pallidi ovunque. Sì, decento. Perché se non lo devi andare a farmare, però già non è nulla di grossissimo. Decento, decento però. Decento, decento. Ci sto ragionando quanto era poteva essere utile. È decente. Si poteva capitare di peggio probabilmente. Abbiamo colpito loro. Lascia uccidere, uccidetelo. Vabbè. Che merda. Mi secca togliere le robe dove si cura. Muori e basta. Tanto è morto. Ok. Questi qua super li velocizzo perché non ho voglia. Sì. Ok. Poi, dopo che bisogna fare? Che odio queste cose così che devi fare per forza di altro. Canotto super. Cosa più?
Può essere, lo stai provando a pullare ora? In realtà è soft pit, non mi ricordo se è 76 o 77. Ti dico la verità. Quando comincio. Mi sembra forse 77. Può essere che ti esce. Ma c'è il garantito tu? Ma almeno lo useresti. Chiedo, il team full healer. Che te ne fai? C'è Cocomi, c'è Gigi. Ma Gigi non si gioca però. Sì, hai detto adesso c'è il garantito, tipo, no? C'è il garantito o no, Pie? Io ce l'avevo l'immagine da qualche parte del PT, ma non mi ricordo dove. Non lo so dove ce l'avevo. Non mi ricordo. Mi ricordo se era dal 76, un attimo. Qua. Sì, dal 76 in poi. 76, 76 è il più alto di tutti, 77. Quindi tipo se arrivi al 77 e non ti è uscito, significa che il soft pity è quasi andato. In realtà è ancora alto, comunque fino all'80, tipo 78-79, non mi ricordo, però è quasi andato, pure però. E uppiamo Emmo Seniflor. No, Seniflor non possiamo, ci abbiamo troppo poco sfera, andiamo via. Hai preso Kiki ora in senso che hai il garantito ora, Pie? Non ti ho capito, mi contesti. Allora, chi era l'altro per fare Uxil? No. Chi era l'altro per fare Uxil? Occhimandra, questo. Come a demone, buono. Peccato che come a demone è fragilissimo. Non l'ho più usato per quello. Troppo facile, occhi mandro. A un certo livello, stai fermo e attacco, guarda. Sto facendo nulla.
Letteralmente sono fermo a attaccare. Ahi. Ho fatto troppo tardi, vabbè, fermo. Morto, dai, è un HP. Ok, ma dovrebbe darmi la sfera di Walk Shield. Dammi questa sfera di Walk Shield. Oh, sfera ultra Walk Shield. Centro di comando. Ok, proviamo a farlo. Ma i danni sembra che li stiamo facendo. Veleno. Mi ha fatto avvelenare veleno. Ok, my bad. Oh no. Via, via, stategli lontani. Stategli lontani. E quando quell'aura non possiamo toccare. Ma che cazzo è che fa sto attacco? Di snello del cazzo. Ora possiamo toccarlo. Morirà sempre se vogliamo. Spero non dobbiamo battere se scagnozzi, sono una rottura. Gli mancava un HP, ha dovuto cambiare per forza. Aspettiamo che ricambi. Ma dai, ci ho fatto accettare. Ok. Sì, dobbiamo rifare lo stesso gli scagnozzi. Babiche 4, grazie per il fall. Aspetta, questi qua se non rompo. Questo si parò un botto. Ai. È un inglese forse, non lo so. E se a dire solo quello, Piero lo ripete sempre. Sai dire solo quello.
roba assurda, Pia riesce a dire solo quello. Io finish it. Ah, ecco. I'm happy that you like it because I'm liking it. For real, I am at almost at the end of everything except the medallion, but I don't think I'll finish the medallion. It's too much. And I don't have someone for playing this game in co-op. No spoiler. You finished or not this game? Non ho capito, non ho spoiler. Forse non ha capito che sono quasi alla fine del gioco. Non lo so. Almeno io sto capendo via cosa voleva dire. In questo caso. Vedi Emma e Seniflor se l'ha giocato, tranne lui che non vuole spoiler. Se l'ha giocato sai che sono... Se ho Emma significa che sono molto male. Seniflor forse non tanto. Ma pure Shogunian. Shogunian se non c'è se un certo momento della storia che non lo riesce a prendere, devi essere molto avanti. Quale? No, i QR code non li ho scansionati tutti, dico la verità. Ci sono alcuni QR code che dovrei scansionare. Se mi dici magari lo scansiono e poi lo provo a fare. No, non dire che boss è. Lo devi dire per forza. Dimmi il nome e basta. Pazienza. Lo devi spoilerare per forza, infatti sennò non puoi dirlo. Ma tanto cercando il QR code probabilmente lo dovrei vedere per forza. Pink Imperator. Vabbè, ora poi lo cerco. Boh, può essere. È pay to win lui, non è free to play. Devi cambiare aura, bastardone, ecco. Ho trovato il modo di fargli cambiare aura, basta gli dici bastardone. Cambia subito. Chi è che è stato avvelenato? Ok, via. Io in senso il leader. Vabbè, mo poi vediamo. Ma me lo fa finire Walk Shield? fammi finire Walk Shield e vediamo in caso. Ah, ma Walk Shield si fa, è molto goffo. La mia cosa è appunto la rottura di sta barriera del cazzo. E poi è stupido. E il veleno un po' può creare problemi, ma fin quando se la prende con me, cioè, ha trovato la persona sbagliata. Cambia sta barriera. Sì, sì, ma come. C'è i miei healer che mi istant cura. Ok.
Sono più resistenti ste bombe. Esplode, no, esplode. Ma se non esplode quella qua. Ok. Ma sono uscito troppo presto. L'ho quasi ucciso io, Shogunyaku. Cosa, Biel? Lo cerco io, non ti preoccupare. Non sto... Minchia, mi sono dimenticato pure di aprire il Discord. Se intendi il QR code. Ora poi lo cerco io. Ci metto 3 secondi. Se mi ha dato già il nome, io ci metto chissà quanto. Ok. Mi ha avvelenato, quindi facciamo così. Ma già non riesco a battere il boss finale in realtà, Lo prende la sfera. Quindi non credo riesca a batterlo per ora, lo sto tutto. Oh, ma vediamo. Immagino risvegliato lo devo fare ancora super, mi sembra anche. Non ho fatto manca difficoltà super. Velocizziamo qua, mi sono rotto. Sì, la verità, ecco, è cambiato. Cioè. Hai tanta vita e basta, cioè. Esplosa lì. Ok, aspettiamo un attimo, non avere fretta. Ora. Se no crepo. Ma che è successo? Si sta prendendo da. Per poco mi prendeva il veleno. Manco Shogunyan è morto così tanto contro... contro Oxid. Ma se reagisce. No, dammela. Da scappare. Ma va. Ah, si è cambiato. Vabbè, rip. Ma Shogunyan non lo aiuta nessuno. Ok. Sempre uno che distrae il boss. Anche se il principio non lo stava a prendere con me. Fai sta mossa dell'incantatore. Ok. 500 di danni mi ha fatto. Qualcuno che... grazie. Più una gara di pazienza, Oxid. Voli può esplodere tranquillamente. Non fai danni. Vabbè, è andato. Ma
di nuovo, dai. Vado troppo in anticipo ogni volta. Nessuno avvelenato, vero? Vabbè, lasciatelo morire, vi devo dire. Tanto è finito ormai. Vabbè, c'è da aspettare. Carico la ulti. Basta con sto sguardo di merda. Ok, andato. Ma la faccio più lungo che altro. Più lungo che difficile. Ho dato un altro trofeo, devo aprire Discord. Ah, ma l'hai passato così perché non volevi spoilerarmelo. Lo vedo un po' troppo pixeloso. Sto qua. Vediamo se me la fa a legge. Ce la fa a legge. Me l'hai ritagliato, tipo. Devi aspettare che i tizi gli sparino addosso, i suoi stessi tizi con le pistole. La presente che spawna i tizi con le pistole. Che cazzo si è aperto? Guarda che ti faccio vedere, Pie. Te lo mando su Discord. Il tuo amico preferito, Pie. L'hai visto, Pie? Sì, tanto lo vedo subito, io non è che ci vuole. Infatti diciamo è un po' una cazzata, per quello ho detto to spoiler di sicuro, fino a un certo punto. Cioè. Però ringrazio per il pensiero. Che... Sono Banzo, piacere mio. Ah, me l'ha preso. Pergamino imperiale. L'hai visto che ti ho mandato, Pia? Stupendo! Mi chiamo Dance! Non è il tuo migliore amico, Pia? Mi fa da porta fortuna. No, non è vero, uso quella pagina, quella roba lì per centrare il QR code. Perché li devi centrare, altrimenti non te li prende qui.
Ah, c'è lui sfida. Non lo sapevo. E dov'è quel boss di cui parli? Qua non lo vedo. È lui? È questa qua la sfida sua? Cioè, dov'è? Questo qua è l'ultimo boss che ancora non ho fatto. Resciogan. Ah, è questo. Imperatore Rosa. Livello 99. Ma non è il boss con più alto livello, non è vero. Gli ultra c'hanno livello 150. Ci sono altre due di vera sfida. Forse c'è anche qualcos'altro che non ho sbloccato. Comunque non è vero che il boss più alto del gioco. Di livello. Penso non ho battuto lui nemmeno a super. Riuscirà a battere in vera sfida? Ma sembra più scarso in vera sfida che a super, la sorsa è normale. Sta prendendo un botto di danni. Usa pionne contro l'imperatore, è bellissimo. Va bene. Mi ha bloccato l'attacco, grande Shogunian. Ti amo. Shogunian staggera, è forte anche per quello. Potevo evitarlo? Sì. Oh no, ammazziamo sti cazzo di budini. Dai, equipaggiamenti, qualcosa, non credo. Da solo sfere, mi sa. Questa è solo una sfida, giusto per... È morto Shogunian, lo lasciamo morto, non è un problema, non ci posso fare nulla. Viene shottato da chiunque, cioè non è colpa mia. Manco Seniflor viene shottato contro Shogunian, sinceramente. No, i mostri ultra stanno al 150, il più alto tipo. C'è scritto 150, ma non so se è veramente livello 150, è fatto per spaventarti, in realtà non lo so in che senso 150. Sarà la seconda fase, ovviamente. Ma era andato giù uno. Ok, l'ha uppato ultimamente. L'ha arrestato così. Avevo salvato. Cioè, meno, ho salvato nel momento sbagliato. Facciamo così. Ma mi sta shottando però, in questa fase. Sempre. Ho poca vita. Boh, vediamo. Sì, non ho voglia di rifarlo, per quello ho salvato. Sono verso la chiusura in generale di Overwatch Blasters, quindi. Sta caricando l'attacco quello là, quello dall'alto, diciamo.
Uccidi Budino. Sì, ma non è fortissimo, è fattibile, eh? Cioè, è fattibile questo boss, decisamente. Rip. Bravo Ressalo. È fattibile, però certo devi schivare, altrimenti crepi. Dai! Ma seriamente, non mi sta dando il tempo. Vabbè. Sconfitte. Ah no, pensavo mi desse la sconfitta. Vabbè, dai. Appena li porto tutti al 99 lo provo. Non andare in world. Comunque. Penso che il livello sia dato. Sia vero dato. Che alcuni boss sono ricontabili. Tipo Flimonio, Can e Kabu. Cosa è il livello vero? Questo è 130, 140, 145. Questo non si sa. Ma se questo arriva a 145, probabilmente questo arriva al 150. 144, 148, 160. Capito. Non lo so. Se è così. Non ho mai ricevuto nessun boss in quel modo. Ha sbloccato la modalità sfida di il suo, però. Sarebbe da provare. Proviamo. Però prima. Ah, mi ero scordato. Ah, ecco perché anche mi è andato un poco male nella vera sfida. Ah, ma nella vera sfida non si può sfruttare. Mi ero scordato anche questo. Ma però nella vera sfida non si può sfruttare questo, ora che ci penso. Adesso io non si posso usare manco le anime, quella là che ti fanno fare più danno sui nemici. Nulla di tutto quello. Ah, è come quello là, ok. Vabbè, non c'è nulla da guardare in realtà. È quello infinito, ne devi battere 16 di questi qua. Fino all'ultra. Cioè, in realtà è una rottura addirittura con Walk Shield. Ovviamente se non hai nessuno che fa anche attacchi speciali. Assomiglia a Walk Shield, via. Oh no, non ci somigli? Questa difficoltà normale. Ma non mi distrugge, non mi fa nulla, ma manco il veleno, che è quello il primo di tutti, sarà a livello 20.
Ecco perché lo sto velocizzando. Abbiamo battuto già 4 volte. Proviamo a completarla. Perché alla fine lui ultra l'abbiamo già battuto, quindi penso che possiamo farcela. È ancora scarso. Troppo scarso. Sarà 5-6 volte normale, 5-6 volte super e cose così. Fino a ultra. C'è ancora una così questo. Cioè, è già morto. Un nemico normale ha più vita. Sì, sì, ma mi sto prendendo. Cioè, mi sto in faccia apposta perché tanto non fa nulla, va al solletico. Tengo pure il veleno, cioè non è un problema. Sta ancora al normale comunque. Non manca super ancora. Sono tutti avvelenati. Un po' rischioso tutti avvelenati. Ancora. Quanti ce ne sono di questo? Ma stanno tutti a difficoltà normale questi, cioè. Questo forse è super già, ok. No, è sempre normale, troppi danni ho fatto. È la prima. È una prova di pazienza o una prova di difficoltà, cioè? Ne mancano 8. Questo è super comunque. Si vede. Sono stato avvelenato. Poi il veleno fa un po' più male, quindi. Che bello ammazzare 16 work shield di fila, vero? Vabbè, è finito, facciamo così. C'è sempre il vizio di uscire prima, e non è colpa mia. Tanto non mi ammazzo questo. No, non è con ogni boss. Sono solo alcuni. Non è con ogni boss. Ma la sfida c'è con tutti. Ma l'ho sbloccata perché ho fatto la condizione ultra, forse. Può essere. Ah, mi sa che per quello l'ho sbloccata. Ma può essere. Non ne sono così sicuro. C'hanno tutti la modalità sfida a sto punto. Non lo so. Potrebbero averla tutti, in effetti. Ma non sono sicuro.
Ma se ne vola tanto. Perché pezzo di merda. Deve farmi perdere tempo. Vabbè, la prossima morte, cioè. Non pensavo, perché in effetti qua ho sbloccato la modalità sfida. Pensavo ce l'aveva solo Rubeus, Felimone e Cancan ovviamente. Non lo so. Certo, già questo job ci mette più tempo per batterlo. Dovrebbe darmi però delle sfere più succose. 5.000 già. Perché vuoi farle tutte pure tu? Ma io non lo so se le faccio tutte. Per ora finché ci gioco sì. Se ci sono. Sì, ma devi battere tipo il mostro a ultra, cioè il boss a ultra. Entro un tot di tempo, se è quello che dico io. Ed è un casino, non riesci a farlo con tutti. A meno che non fai le speedrun con dei amici che conosci, cioè secondo me non riesci. Ma te puoi giocare anche in coop comunque, cioè, se c'è qualcuno random che entra. Cioè. Sì, però avere sfida è meglio, ti fa guadagnare molto. Fai prima io faccio così, prima faccio i boss che mi mancano praticamente. Appena ho fatto i boss che mi mancano e non riesco a avanzare, per quel momento faccio la della sfida. Quelli là, la raccolta di sfere. Comunque rinnovo sempre l'appello, cercasi persone che gioca. A cannibali. Da qui ora non si scappa. Ah, veloce, veloce. Magari qualcuno vede il video. E c'ha voglia di giocarci. Crepato. Siamo ancora al decimo. In effetti ci vuole il tempo così. Tutti i super me li darà così? Può essere. E non ne vale la pena perché non. Cioè ti fai un bel po' di sfereoni, ma non abbastanza rispetto a quanto ne faresti in altri modi. Un altro c'è. Questa ultra? Ma stia prendendo meno danni.
Forse aumenta il livello piano piano, non c'entra nulla ultra cosa. Perché ora sembra avere essere più tankosa. Però non sembra essere abbastanza forte da essere ultra. Che bello vedere lo stesso boss 6.000 volte. Va bene. Sì, aveva più senso, era più divertente. Probabilmente. Cioè, dal mio punto di vista aveva più senso. Così, batti 16 volte lo stesso boss, non è che è tanto divertente. Ok che diventa sempre più forte, però nel senso. Non è molto divertente. Di questo potremmo trovare un altro modo per dare le modalità sfide. Abbiamo tre boss ultra, come dici tu, tutti di fila. Perché ti sei depresso? Perché non stai riuscendo ad andare avanti? No, continua, livella e ce la fai. Sei in un punto dove io mi ero bloccato pure, un punto meno morto. A che livello c'hai io, ok? Verso il livello 50-60 comincia ad esserci un punto morto, viene tipo al 70. E devi farmare tante sfere. Tu c'hai online, puoi avere le sfere triple, come ti ho già detto, quindi te potrebbe andare anche meglio. Potrebbe durare un po' meno il momento vuoto io. 64. Sei molto avanti in realtà. Ah, io uso la ultima, voglio ucciderlo qua. Ho capito. Ma almeno puoi provarci con i casual, provare gli emblemi e prendere, ti prendi le sfere triple. Comunque. Non andartene, crepa, per favore. Lo so che è una richiesta brutta da parte di Vok. È Ultra Vok Shield comunque, c'è scritto. Però è quello che voglio al momento. Non l'avevo detto che c'è scritto Ultra Vok Shield. Comunque è un Ultra, quanto pare. Non esistono? Io sapevo che si poteva. E allora my bad. Ci devo fare 5 Ultra Vox Shield, questa è la sfida. Madonna che divertimento. Cioè in pratica devo fare 5 Ultra Vox Shield. Che divertimento. 6, perché questo è l'undicesimo. Cioè questo è il dodicesimo. No, ormai voglio completarlo, voglio vedere che mi dice una volta che lo completo, perché la vera sfida non l'ho mai completata. Cioè, la vera sfida. Se sfida questa qua, no, la vera sfida.
Vuoi vedere che succede una volta lo completi? In realtà forse un po' di sfereone le fai, però certo ci metti un botto. Perché non lo stavo più colpendo? Non lo so. E io vado a vedere lo stesso boss da affrontare, non è divertente tutto il tempo. Più che vediamo come cosa mi dice il gioco. Non so se ci sono pure dei trofei sul farli così. Tutti magari. Quando li batti oltre ti dà un trofeo. In realtà esistono, non si trova mai nessuno. Vabbè. La vita triste di un gioco vecchio dove c'è l'online e così. Ecco perché secondo me è la cazzata più enorme mettere dei contenuti dietro l'online. In generale, so che su Yokai Watch 3 non c'è questo problema nella versione europea. Io non capisco perché sono così sadici in giapponese. Perché mi devi mettere un contenuto? Beh, già l'ho fatto sto discorso, non lo ripeto. Perché devi mettere un contenuto dietro online che quando il gioco è semi-morto o morto, praticamente sei fottuto. Appena spengono i server online, anche. Perché li spegneranno i server online. Che te fai tu? T'attacchi. Lo potrei fare anch'io, ma non lo faccio. Io ho usato. Ok, io ho usato alcune volte i save states. Non lo nego, perché dovrei nerfarlo. Però fino a one shottare i boss no, io. Probabilmente ci sono le cheat pure qua per one shottare i boss, ma no. Non ne vedo il senso. A questo punto non lo gioco il gioco, cioè non capisco il senso di one shotarlo. Velocizzare non lo considero un cheat, che alla fine cioè, se c'è una parte noiosa o robe che puoi velocizzare. È solo velocizzare, devi comunque attaccare. Se c'è qualcosa di difficile devi schivare se c'è da fare. È un'utilità più che un cheat. Lo voglio usare. Cioè non è per nulla un cheat in realtà, cioè, che non è che stai toccando cose interne al gioco alla fine. È tipo qua che deve cambiare forma, che cazzo faccio? Lo rinzo. Che non ha senso aspettare 10 minuti e questo qua perde tempo. Ecco. Vinto Momonyan. Si può prendere pure quel recode, qual è quello scimmio Momonyan? Dici rappo, forse si incomincia a guadagnare. Qual era quello scimmia Momonyan? Che non mi ricordo. No. Che sei di flor così shottato. Ma c'è il veleno, dobbiamo far così. Mi sa che si sta a fare più difficile, ecco. Emma? Seniflor? What the fuck? Ecco,
L'ho fatto per non morire. Non ho visto se sto mirando bene. Ah! Ma lui ha Rashotta! Ma non shottava fino a 2 secondi fa. Ok, non posso completarla. Cioè, fino a 2 secondi fa non shottava. E l'ho detto, io aumento il livello. Sicuramente. Non è sempre lo stesso boss. È come se io aumento piano piano il livello. Aumento il danno, la vita. Cambiato male. Fa danni ad aria con quell'attacco. E Seniflor, dobbiamo aiutarlo, veloce veloce. Cura. Sembra che non lo stanno manco schivando ormai. Cioè non capisco. Stanno fermi i miei compagni. Shogunian si è preso il vizio di morire. E chi glielo toglie? Non facevo questi danni prima. Ma io siamo tutte le ultime comunque. Abbiamo triggerato subito l'altra mossa. Non so se riesco a fare fino al 16, assolutamente. Forse è stato un momento in cui la mia squadra ha deciso di dormire. Non lo so. Il mio team. Che guardate? Ah, c'è una sfera. Non potete avvelenare. Perché ora comunque... Cioè, stiamo comunque riuscendo, ma... Alla fine. Forse è stato un momento che la squadra è andata a dormire. Il team, gli altri li ha in generale. Mi sono riuscito a sopravvivere a quel momento, quindi meglio così. Perché ora lo ammazziamo. Che guarda, ci vanno in ritardo, attaccatelo! Dodici K. Prossimo è il numero 14. Sembra fare lo stesso, sembra che stiamo facendo lo stesso danno. Sai che il problema è stato che ho volatilizzato un attimo. Vabbè, lui è normale che si viene shottato.
Ah. Ok. È un classico ormai, che a un certo punto lui, essendo che muore troppo. Poi non mi sorprende nemmeno che muore. Sono danni che perdiamo però. Ai. Perdiamo danni, ma non perdiamo il fatto che curavano tutto il tempo lui e continuava a perdere vite. Non cambiare forma, ok. Vabbè, non ti è andato. Ehi, da qui ora non si scappa. Però fare tutti sti ultra walk shield, madonna mia, è stancante. Ti prende pure tempo, è tipo mezz'ora già che lo faccio, mi sa che dopo questo stacco. Comunque vabbè, tanto è finito. Non alla ulti, pensavo adesso, vabbè. Per nulla. Alla prossima ce l'ha. Vabbè, ma in questo momento è praticamente semi immortale. Ma farà la mossa quella là di nuovo, delle bombette. È l'ultima volta che la dovrebbe fare. Va bene, buonanotte. A domani, via. E tranquillo. Qui tanto ci stiamo andando con Walk Shield. 16 Walk Shield, porca puttana. Ma che cazzo stavo pensando quando ho avviato la serie? Nessuna persona sana di mente lo farebbe. No, 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 ok. Mi sembra che stia mettendo l'altro.
Ok, altri due ne mancano. Niente sfera, questo è un shield. Ok. Dobbiamo aspettare che finisce sta cazzo di fase. Cambia. Ok. Prende ancora meno danni, è la mia impressione. Forse ancora più vita. Gli aumentano le stazze comunque. Se non gli aumentano le stazze, aumentano la vita, qualcosa gli aumenta. Mi sembra strano che sia sempre uguale. C'è sempre la versione ultra normale? Non gli cambiano nulla. No, visto, non siamo riusciti a triggerargli. Qualcosa gli hanno aumentato per forza. Carichiamoci la ulti nel frattempo. E poi la sua soul dovremmo potenziarlo. Decidi a cambiare. Grazie. 3,50 mi fa di danni. Ok. Fatto. Vabbè. Però sto facendo il pezzo di merda. Lo prendiamo. Oi. Non funziona, non funziona. Male. Siamo morti. No, mi vuole miscliccare, vabbè. Dovremmo uccidere qui, se ce la facciamo, se non faccio fuga. Si sono fatti uccidere alla fine. Cioè, dire di nuovo, si sono fatti uccidere alla fine. Oh.
No, dai, mi dovevo mancare, non si può scrivere qualcosa così. Oppure sbagliato. Vabbè. Bolli. Strano questi andando. No, ma perché cambi cazzo di barriere? Che odio. Ormai voglio completarlo questo. Appena finisco questo chiudo, cioè. Sta prendendo un secolo della mia vita che sta prendendo. È stata una casualità prima. Mi sa perché ho velocizzato e non mi sono accorto. Io lo sapevo perché non ce la fa a ucciderci. In realtà. Ah, almeno questo lo raggiungo. Mi sembra che non lo raggiungevo, ho detto no. Perché vai, questo con l'attacco normale lo raggiungo. Ecco. Vediamoci la ultima. Meno c'è di buono tipo per caricare la ultima, mentre lui... E sta cazzo di barriera inutile. Senti Flor che lo picchia, è bellissimo. Questo non si può uccidere. Ogni tanto gli viene così l'idea di picchiarlo. Ok, dai che cosa è andato pure questo.
Beh, è andato. Spero che non arriva di nuovo l'attacco che era l'ultima volta. No. Spero che non ce l'ha l'ultima. Minuti rimasti, ma compreso per fare il prossimo, e quello lo devo, perché sennò esco ora, ovviamente. Ce la saraggiamo. No. Ok. Niente sfereggio, cioè niente veleno curato, facciamo così. Tanto è andato. Che droppato, altra stella. Sporco di workshop. Vediamo se questo qua è il tempo 9 score. Ah no, riparte. Un aumento un pochino comunque. Dobbiamo sbrigarci pure, capito? Ma questo qua non l'ho velocizzato perché non voglio perdere tempo, mi sa che c'ho il tempo preciso contato. Tanto fra poco cambia, dovrebbe cambiare tipo ora. Ecco. C'ho la sua ulti, ok. Tanto mo ce la ricarichiamo con la sua. Una volta che si ricarica di 2-3. Finiamo questo. E per oggi direi che è abbastanza. Non ne farò mai più una del genere però. Gli ho fatto danni. Mi è sembrato che non gli ho fatto danni. Dai, sto cazzo di scudo. Cambia ora. Tanto è predefinito che rimane questo tipo 30 secondi, che non posso cambiare. Ho paura che non ce la faccio col tempo. Ho avvelenato.
Ok. Che faticaccio. Voglio 500k di sfere ioniche. Dove ho fatto tutto sto casino. Sono pure poche. Sta a metà vita. Oggi sta pure a metà da quando siamo partiti, tipo che... di nuovo. Non dovevo farmi qua, vabbè. Tanto sta quando non posso colpirlo. C'è una sfera G. Se si sbriga. No, se l'è saltato. Va bene, comunque. Ok. Dovremmo farcela comunque. Col tempo. Col tempo dovremmo farcela sicuramente. Non so se è la ultima. Se c'è la ultima. Ok. Io questo. Ma lo usiamo. Gli fa danni, boh. Ma gli fa talmente poco che... Vabbè, è andato. È andato. Questione che è il tempo che cambia stato. Cambia ora? Hai visto, lo puoi schivare. Deve avere un timing però diverso, un timing strano a quanto pare. Con la mossa se vuoi schivare. Perché mi sembra che mi avevo preso, mi sembra che mi avevo avvelenato invece. Non farti uccidere te, ma tanto è morto. Ok. Sporco di Wokshield. Pochissimo, a livello di pre. Capuglio per 2. Bella la soul. Dei danni potenziati, certo. Intanto mi dice lo stesso completato, anche se non lo faccio tutto, cioè, guarda. Ah no, non me lo dice completato. No, ma non è con tutti, visto? Mi sa. Tempo impiegato 52 minuti. Proviamo solo... ma non so se ce l'abbiamo le sfere ultra su. Vediamo, in caso lo proviamo, altrimenti... Facciamo arrivare un livello a lui.
Una semiflor. No, questa era Emma. Vabbè, no, questa era semiflor. No, ho fatto semiflor, c'era l'immagine di semiflor. Ok. Fammi vedere se c'è la sfera ultra, facciamo un kabuki e poi chiudo. Certo, la kabuki ultra ci mettiamo un botto a farlo. Se riusciamo. Ce l'abbiamo, una precisa ce l'abbiamo. Proviamo. Questo è tankosissimo pure. È sicura anche se non stai attento. Vabbè, si fa. Piano piano. L'importante è non farlo curare. Quello già si è fatto distruggere. Beh, ti dà il tempo di curarti. No, ha schivato. Ah, gli stiamo facendo due per di danno, ok. Per quello stiamo facendo tutto quello danno. A sinistra, no. Grande Emma. Sei un grandissimo Emma. Distrutto. Sì, perché so che si possono distruggere. Ho distrutto l'ombrello. Pure questi si possono distruggere. Wait, wait, wait. Va a destra. Beh, strafagli le capucce. E nulla di trascendentale. Sciogliani, riesci a curare? Vero. Che io lo distraggo. A sinistra. Dovrebbe avere la ulti a questo Rashogunian. Appunto. Ma è troppo facile col danno per due, eh. A destra. Ma per forza, non c'era spazio. Andate. Vabbè, abbiamo il danno per due, già. Ne approfittate. Come giusto che sia. Così lo chiudiamo, lo è un 34k. Varrebbe la pena farlo sempre, se fosse sempre col danno di per. E senza la buca. Danni inflitti cattivo per due. No, basta, basta. Però me ne devo ricordare. In casa domani proviamo cattivo. Devo approfittarne così. Solo voglio vedere una cosa soltanto. Ci abbiamo le sfere cattive. Per pura curiosità. Poi chiudo. No. Posso stacco qui per oggi. Abbiamo fatto tante altre cose anche oggi.